Lo Ammetto, lo ammetto, sto rosicando perché è finita la beta di Hardlan e spero che tanti di voi insieme a me stiano rosicando perché vuol dire insomma che sta beta vi è piaciuta. Comunque, ciao ragazzi, io sono Kernan, benvenuti su ExecuOfficial per questo nuovo video. Il Rosic a parte va bene così perché ad ogni modo ho messo in cascina, insomma, ho messo da parte tanti gameplay con i quali monterò altrettanti video. Fantastico! Nella fattispecie, vi andrò a montare un video per ogni classe. Allora, quello della classe Operator, ce lo siamo già giocato con il video dell'M416. Anche perché vi sembrerà strano ma ho giocato quasi le stesse ore con tutte le classi E questa è una novità per me che sono sempre stato un assalto e geniere forever Questo perché il gioco è fatto molto bene e ti spinge a gustarti al meglio tutte le classi Perché ognuna di esse se utilizzata nel contesto giusto ti fa godere E non aggiungo altro Quindi poi ci sarà un video anche dedicato all'enforcer Uno al cecchino, quello del meccanico lo vedete qua sotto Allora il meccanico... Short range non è che è forte di più, cioè, proprio lui spruzza e gli avversari muoiono. No, la scherzi a parte: le armi sono un punto centrale di Battlefield. Io a volte sembro uno spastico. Perché passo tanto tempo a parlare delle armi su Battlefield 4, ho fatto tante review. Eh, diciamo arma. E le farò tutte per quanto riguarda Hardline, ve lo dico da subito: anche perché, ripeto, si gioca che è un piacere però ragazzi, le armi sono un punto centrale, gli sviluppatori lo sanno e ci stanno veramente attenti. Tanto è vero che magari molti di voi non se ne sono accorti, ma l'ultimo giorno, il 9 febbraio, l'ultimo giorno nel quale era possibile ancora giocare la beta che adesso è finita, finita proprio Fino al 19 marzo non giocate più. L'ultimo giorno hanno implementato una patch che ha portato diverse modifiche. Soprattutto per la classe assalto. I fucili d'assalto e le carabine sono state nerfate in modo sostanziale. Allora, eh, intanto vabbè, si controllava peggio, ripeto, sempre l'ultimo giorno, perché poi eh, questa patch, per quanto riguarda gli utenti, è stata possibile testarla solamente, ripeto, le ultime ore, no? Dalla pomeriggio fino a notte. Mi sembra che la beta è stata up in Europa fino alle 6 di mattina, una cosa del genere del giorno yeah she Eh, in sostanza, ripeto, il recoil dei fucili d'assalto nella fattispecie M416 e M16 era un po' peggiorato, insomma, soprattutto sull'asso orizzontale l'M16 sbarrellava di più, anche il 416 rincolava parecchio di più, soprattutto in verticale, quindi insomma ci sono stati dei ritocchi che poi proprio ritocchi non sono, però niente di trascendentale, per quanto mi riguarda riuscivo a killare da vicino e da lontano allo stesso modo. Quello che invece hanno toccato veramente fortemente sono stati i danni di queste armi qui, infatti non toglievano più, 20 28, ma 24, poi dipende dall'arma, alcune 24, alcune 25. Comunque vi sto passando uno screenshot in questo momento da vicino come danno massimo. Quindi eh, valori molto vicini se non identici a quelli che sono presenti allo stato attuale in Battlefield 4. Ha aumentato il time to kill. Non hanno fatto la stessa cosa e questa eh, si vede che sarà una loro scelta, una loro idea per quanto riguarda ad esempio il meccanico. E qui arriviamo al video di oggi. Le armi del meccanico, le PDV, sono mostruosamente forti da vicino. Perché dico questo? Perché killano con tre colpi infatti molte di queste come potrete notare dalle statistiche di simtic eh, hanno 34 di danno massimo 34 per 3 abbiamo superato 100 ciao caro te saluto proprio no? della serie t'ho ho ammazzato e non mai visto soprattutto se andate a sommare questo danno così elevato ha <ride> un fire rate mostruoso per esempio il chris vector si chiama k10 su hardline si vede che non hanno comprato i diritti ragazzi eh, per avere i nomi originali ma è il chris vector a 1200 rp PM, quindi, rate per minuto spara 1200 colpi al minuto. Non so se sapete quanti sono. C'è cioè, starma, ti distrugge. Se <ride> poi killa con tre colpi, c'è cioè, GGVP. Quindi, sono fortissimo. Il meccanico probabilmente è la classe più forte da vicino. Tra tutte, anche più forte del fucile a pompa dell'Enforcer, che tra l'altro. Sempre tornando a questa patch è stato nerfato anche quello peggiorato E in sostanza non shottavate più da 20 metri come era all'inizio E anche io lì ho messo che eh, insomma c'era stata un'esagerazione da parte degli sviluppatori Comunque sia sì le pdv sono incazzate nere su hardline un po' come tutte le armi Ma le pdv veramente ringhiano a bestia da vicino Non so magari questa è una strategia degli sviluppatori per rendere ancora più eh, Per caratterizzare ancora di più le pdv perché comunque sia ad ogni modo ragazzi poi se ci spari da lontano cioè, dio ci scampi è liberi, non prendete nessuno. eh. Io ho fatto un test sparando a due ragazzi, eravamo su un server vuoto. Sì, so pazzo, lo so. Però mi sono messo a sparare in singolo, cioè col mirino perfettamente allineato sopra di lui. Lui sarà stato a 60-70 metri. E i colpi, io sparavo in singolo, ero perfettamente in mira sopra di lui. Deviavano un metro, un metro e mezzo da lui. Cioè, sparavo 5 colpi in singolo, al quinto lo prendevo così random. Quindi hanno uno spread assurdo e fanno molto poco danno comunque da lontano, 11-12, una cosa del genere. Quindi è tutto bilanciato. Certo è che da vicino... Non c'è storia con qualsiasi altra classe. Se fosse per me metterei. Eh, vedete già parliamo di queste cose. Nella release finale: 25 di danno close range per le PDV. Tanto voglio dire, già hanno una crosser molto piccola un ferretto elevatissimo. Sono facile da gestire. Eh, non gli serve altro. Però, però, però voglio dire, vedremo cosa accadrà. Non aggiungo altro in merito. Comunque a questo gioco, ragazzi. Un altro aspetto sul quale voglio tornare è che questo gioco è tamarro. Non dico altre parole, ma è tamarro. Cioè, molti scrivete che mh, è un gioco cartonato, è un gioco buffo. Ma ragazzi, ma lo volete dire che è violentissimo? Cioè, quando tu fai una kill su Hardline ti casi a bestia perché è tutto un... un insieme di cose. Intanto le animazioni di come saltano per aria sti soldati che sono fantastiche. Il sangue che... Spruzza veramente da tutte le parti, è fantastico. Bellissimo. Le animazioni anche delle ricariche delle armi, cioè, un'altra di quelle cose che ti coinvolgono tantissimo mentre giochi. E poi, ragazzi, quando senti che quando hai killato uno e senti il tipo che fa I got one, cioè, è bellissimo. Oppure quando fanno wow, cioè. Una serie di cose che, ripeto, eh, ti, fanno, ti rendono partecipi di quello che stai giocando, cioè ti coinvolgono al 100%. E poi una componente nuova, perché io questa <ride> ficaggine, stilosità, non so come chiamarla, non c'era nei precedenti capitoli e rendono fortemente eh, nuovo questo Battlefield rispetto ai precedenti. Sebbene sia un Battlefield, ebbene sia un Battlefield, non dire che non è un Battlefield, perché lo è. Eh, scenari a parte, poi sugli scenari non ci posso fare niente, ragazzi. Nessuno ci può fare niente. È chiaro che quelli che mi vengono a dire eh, a me mi piacciono i militari, punto e basta. È inopinabile questo, questa cosa, ok, ragazzi? Perché è così, punto. Però il concetto è un altro: il concetto è che se il gioco è fatto bene, anche se lo scenario. Ti fa storcere un attimino il naso. Poi ci giochi perché ti diverte. Io, per esempio, non sono mai stato un amante del futuristico, ok? Però Battlefield 2142 21 è stato uno dei giochi più belli che ho giocato nella mia vita. Perché funzionavano. E dopo 10 ore che, che l'ho provato, chi se ne frega che è futuristico. Tanto c'ho sempre in mano un fucile. Devo sempre sparare alla gente. Devo catturare le flag. E chi si è visto si è visto. Se no, per me i giochi dovrebbero essere tutti. E non l'ho mai nascosto sulla seconda guerra mondiale. Forse faranno il prossimo COD eh, World at War 2. Io lo spero perché vuol dire che tornerò a giocare a COD a bestia Non che a V sia brutto. Eh, però insomma, adesso esce Hardline. Quindi, ciao, caro. Proprio te saluto. Come quel tizio di prima che muore con tre colpi. <ride> no, comunque, ragazzi, spero che questo video vi abbia tenuto un po' a compagnia. Fatemi sapere cosa pensate voi della classe meccanico. Anzi, no, fermi tutti. Devo dire un'altra cosa fondamentale. Mi sono scordato di dirvi, ragazzi, che se. Pro Provate in questo gioco, ebbene sì, a fare una kill con l'M320, ve la prendete in saccoccia, tie, perché non fate un cavolo di danno alla fanteria. Quindi fate danno ai veicoli, sì, se con 3-4 colpi ammazzate un po' anche i blindati più... Eh, quelli più incazzati, più corazzati, però alla fanteria proprio gli fate un baffo. Penso che gli togliete metà vita, forse, forse meno anche, il 30%, perché io ho provato proprio, ho sparato sui piedi di un tizio da un palazzo, gli ho sparato con l'M320, dico fammi provare la sensazione... Dello stronzo che spamma il lanciagranate ho goduto come un pazzo, perché lui non è morto. E io invece sono morto. Lui mi ha sparato. Insomma, ho goduto come un pazzo. Penso di essere stato il primo uomo sulla Terra che gode quando muore. Però quel fail era bellissimo, perché era il fail che mi faceva dire che bello. Niente più spammoni su Battlefield. Fantastico. Con questo vi saluto, ragazzi. Lasciate un like, lasciate un commento se il video vi è piaciuto. Ci becchiamo alla prossima. Ciao!